Sta riscuotendo un grande successo la rassegna artistica organizzata dal Comune e dalla Proloco a Sassonia di Fano. Fino al 18 agosto all'Anfiteatro Rastatt proseguono gli eventi di Elucema alle Stelle. Dopo uno spettacolo di musica, poesia e canto in programma per questa sera e la notte in moda di domenica dalle 21.30, si proseguirà lunedì alle ore 21 con la compagnia dialettale del GAF. Dopo il debutto all'Arena BCC passate a Rastatt. Questa nuova commedia che abbiamo scritto appositamente per questi periodi di pandemia, dove ci prendiamo un po' in giro quelli che sono i nostri comportamenti in questi periodi di difficoltà. E le prime sono andate bene, le prime, diciamo, di debutto, quindi speriamo che chi ci verrà a vedere a Rastatt possa godere ugualmente di divertimento e di due ore di spensieratezza e tranquillità. Ricordiamo anche il titolo della commedia. La figura Love Toast, lunedì 9 agosto all'Anfiteatro Rastatt. Martedì invece sarà la volta del San Costanzo Show. È con noi, sorpresa, sorpresissima sorpresa, vai. Anfiteatro Rastatt, martedì 10 agosto ore 21.15, sapore di sale grosso, ripeti Davide. Sapore di sale grosso all'Anfiteatro Rastatt, il nuovo spettacolo comico del San Costanzo Show. Dai, ripeti. Vabbè, non importa. Vi aspettiamo, sapore di sale grosso. E dalla comicità si passerà ad un concerto mercoledì 11 alle ore 21.15. Porteremo il nuovo progetto dell'Orchestra Rossini di quest'anno intitolato Freedom. La voce solista sarà la splendida voce di Clarissa Vichi. Avremo un organico orchestrale di oltre 20 elementi con gli arrangiamenti di Pasquale Corrado. La serata sarà dedicata a due icone del pop e del funky. Il giorno successivo, poi, senza tempo, Live Music Club presenterà Davide Shorty e Straniero Band. Tutte le informazioni su date, orari e biglietti degli eventi sono disponibili sul sito visitfano.info.